Wow, ragazzi, benvenuti in un'altra puntata con Don Vito. Oggi siamo di nuovo su Hearthstone, siamo sulla rissa partita agli scacchi. Io personalmente me la cavicchio con gli scacchi perché, beh, ci ho giocato e non sono un pro, non sono un maestro, ma di tattiche ne capisco un bel po'. In effetti abbiamo 10 vite a testa, io e il mio avversario, e dobbiamo distruggere tutti i nostri pedini per poter attaccare il mio nemico. Capirete bene ciò che voglio dire io. Bene, ora facendo così io attacco entrambi, però lui con un colpo ci attacca tutte e due. Questa rissa dovevo mettere così tante pedine da poter distruggere l'altro avversario. Stavolta mi uccide di sicuro. Distruggere l'altro avversario, prima i suoi, diciamo, servitori, che sono pedine. E poi ovviamente noi. Se metto così. Però se metto così me ne colpisce due. Regina in E5. Mo' è difficile perché. Naturalmente. Dai. Spettacolo. Finito. Dai. Cura. Almeno questo qui dopo a turno successivo riesco a distruggerlo. En passant. Ah. En passant. En passant. Sì, ma dai! Che balla! Potrei fare una cosa pure. Fare così. Allora. Facendo così. Cavallo in F6. Allora, facendo così, Finito. tranquillamente, ho fatto una cavolata. Lo riesco a uccidere uno di quelli, anzi, a due. Ora, automaticamente. Così si lo rigenera la vita. Allora, facciamo in modo che distruggo questo. Allora, facciamo così. Così. Dai, proviamo così. Così almeno loro quando cercheranno di attaccarmi non possono, perché devono distruggere almeno due dei miei servitori per poter attaccare me. Invece almeno così lui deve obbligatorio mettere qualcosa sul campo per poter. La regina è abbastanza tosta, nel senso fa un bel po' di danni. Ok. Allora, facciamo così. Spettacolo. Ho fatto una cassata. Ok. Va benissimo. Quando vale che se devo morire muoio contro di questo e fammi mettere un altro di questo, così il loro curatore viene distrutto. Ok, dai, che almeno così riesco a vincere pure questa volta, che non è difficile vincerla questa partita, però se ti va male non riesce a fare quasi nulla. Ok, ora abbiamo la regina e la regina fa abbastanza, ma abbastanza male. Perché faccio così. Dai. Scacco matto. Ok, bam. Due distrutti.
scacco matto. Bene, ora allora ci morirò. Ma meno. Aspetta, dai, no, facciamo così. Io potrei mettere questo servitore, poi se li metto così, poi colpisco solo una volta. A meno così facendo, quando lo ci entro in mezzo, distruggerò tutte e due. Quindi meglio fare così. E il... Regina in E5. Solo il curatore. Voglio mettere così, almeno mi cura la regina. E vai. E ora cos'è che tieni da fare? Sei morto. La regina Artete è morta. Due torri già te le ho distrutte. Non puoi fare nulla. Arrenditi. È convinto che vuole continuare a battersi. Ma contento lui. Allora facciamo così. Così almeno lo distruggo. Dai, facciamo così. Almeno gli faccio danno. Bam, bam. Dai, 4 colpi. 5 colpi e muore il re Nero. Bene, carica. Non fai nulla perché... non... distrutto il curatore. Allora, se faccio così poi no, quindi meglio, dai, meglio fare così. No, che cacchio sto facendo. Finiamo il turno. Bam, 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 bam. Gli rimane solo quello là. Se ci colpisce non può distruggerci uno dei due. Con carica non ci uccide questo e nemmeno quello, ma solo uno di loro. Ormai è morto. È fiero, cioè è convinto che vuole vincere. Siccome sono bravo, ti do l'occasione. No, però così poi... ah, dai, facciamo così che almeno muore. Chi si è visto si è visto. A turno successivo, anzi, ah, è vero, lo distruggo. Io volevo farlo uccidere con la faticata, che in poche parole, mo quando pescherà le carte, si è arreso. Bene, siccome durata non poco, però non è bella come le altre partite questa rissa, ne facciamo un'altra. Mo vediamo se sono il re bianco o il re nero. Oggi mi sono andati un attimo in campagna e niente, siccome stava una busta sul tavolo, io come un genio non è che vedo cos'è, io prendo o prendo o tocco, sai come fanno i bambini. Comunque un cretino, non dico che parolacci perché qualcuno mi segue, come un cretino mi sono presa 3 o 4 spine di fico d'India, perché siccome abbiamo l'albero, abbiamo un alberto piccolo di 7-8 fichi d'India, fa questo, hanno raccolto i fichi d'India e non accorgendomi ho messo proprio tutta la mano sulla busta e mo si sta sentendo che la spina mi è entrata nella mano. Ma banda le ciance, speriamo che questa la vinciamo. Come tattica non conviene mettere subito il gettone, metterlo al 2, così facendo almeno abbiamo 2 di danno, possiamo, diciamo, non battere ma stare avvantaggiati di più dal nostro nemico. Ok. Un passo.
Così che culo, a 2 gli mettiamo la moneta, abbiamo un 3, poi a 3 gli mettiamo questo, lo mettiamo sia in mezzo, sia uno a sinistra che a destra. Lui non tiene nulla, ha preferito non mettere nulla, non so per quale motivo. Ed è uno stupido. O ha soltanto carte livello alto, ma sono poche le carte. Cioè, se ci sono le carte livello alto, ma non così tante da non fargli mettere almeno un altro livello 1. Perché sì o no sono 6 le carte. No, 5 le carte livello alto. No, 7, scusate. Le due torri. I due alfieri e i due cavalli. E la regina. Cioè, li ha messe mo' perché prima non le poteva mettere. Vabbè. Finito. Ok. Bam. Spettacoloso. Contento te. Beh, io potrei fare pure una cosa. Fare così e fargli un bel po' di danno, oppure fargli così e fargli sempre un bel po' di danno. Allora, vediamo. Allora, facciamo così, così ce le togliamo già davanti uno. Bam, tutto. E dopo io posso andare tranquillamente ad attaccare in più parti, nel senso non uno alla volta, ma posso attaccare due alla volta e ho più probabilità di poterli distruggere immediatamente. Saluto i Foyacraft che abbiamo fatto un video assieme che mi hanno aperto come non so cosa, perché ho perso miseramente come diciamo... come faccio di solito. E niente, ed è stato divertente perché sono stati i primi ad avermi aiutato su YouTube, cioè a parte pure l'amica mia Kelina che abbiamo fatto un video assieme, però cioè loro cioè saluto perché non so quando uscirà, se lunedì, martedì, mercoledì, in settimana uscirà un loro video sul loro canale in cui ci sarò io. Comunque sotto vi lascio il link del loro canale perché loro hanno aiutato me, io pure se ho pochi iscritti aiuto loro, anche se farei di meno di quanto farebbero loro che hanno di più di me di iscritti. Ok, sono morto, ho quasi, mi hanno distrutto una torre. Allora facciamo sia così. Che allora, facciamo così. Anzi, facciamo pure così, che almeno gli tolgo un po' di vita. Dai. Vediamo che sta nell'acqua adesso. Cosa appare? Ci sarebbe una specie di... No, la prima torre è stata distrutta. Però gli distruggo io la torre a lui. No, però così la... quindi dai, scaccola. Abbiamo una torre distrutta, cioè l'unica torre che ha, che poi non ne ha più. Io al turno successivo la uccido la regina.
Detto così sembra un attacco al governo, diciamo, di chi sta ancora la regina e non stanno i politici come hanno io. Personalmente parlando non mi frega minimamente della politica, però saluto tutti i politici che non mi guarderanno mai. Saluti random. Dai, palle questo cavallo. Non lo so, non sulla regina. Non sulla regina. Dai, su qualcun altro, fai su curatore. So che sei stupido, fallo su curatore. Fallo su curatore, ti prego. Sì, pure su quale. Sì, che cretino. Aia, sono morto. La regina se n'è andata. E io ho perso miseramente questa partita. Ah, che palle. Spettacolo! Allora, sono nei guai. Questa l'ho persa miseramente, cioè. Ah. Cioè mi è caduto il mondo addosso. Porca miseria, si è oscurata la stanza, di sicuro mi si vedrà tutto di nigro. Speriamo che. Mi si veda ancora, dai. Pensavo peggio. Ho perso comunque. Ah. E vabbè. Capita, sai. Arrendiamoci. È inutile andare avanti perché se perdevo è inutile, quindi. Spero che questo video vi sia stato simpatico. La prima partita l'ho vinta, non dite che faccio schifo. Purtroppo mi è andata male. Ho trovato uno che ha avuto un po' più cervello di me. O forse ha avuto soltanto fortuna, come la ho io quando la tengo io quando gioco. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, condividete che mi aiuta molto, soprattutto ora come ora che ho avuto a mano dai Flower Craft Flower. Non riesco a pronunciarvi bene il nome. Vi chiedo scusa ai Franceschi perché quelli che solo io so come si chiama. Quindi sono un po' cretino io che non mi ricordo bene i nomi. Quindi salutiamo Talesin e Dartalus. Spero di avervi detto bene i loro nomi perché in pronunce strane io sono abbastanza negato. Ma comunque vi lascio sempre il link del loro canale che mi ha, diciamo, aiutato, che sono stati i primi loro, a parte Kerina che ho fatto quel video assieme, anche se con Kerina purtroppo nessuno si è iscritto ancora a me. Però, del resto, chi ci dà la mano e chi di loro ci aiuta sono sempre lieti perché aiutarsi a vicenda ci fa, cioè, serve. Se tu fai una cosa con il cuore, però altri ti dicono guarda ti aiuto, cioè perché ci sono state pure delle richieste che mi volevano aiutare certa gente, ma dovevo pagare. E gente che aveva i visual e gli iscritti con il bot, perché aveva sì o no uno 6.000 iscritti e mi disse paghi 20 euro al mese, ogni mese ti sponsorizzo. Allora hai 5.000 iscritti, perché hai 20-25 visual ogni giorno? Cioè, se tu hai 5.000 iscritti almeno un 700-800 visite dovresti avere. Se mi faccio 2 più 2, se hai più di 5.000 iscritti e hai 20 visite al giorno, beh, qualche bot li avrei usato. Ma da bando alle ciance, ci si vede in un prossimo video e che dirvi? Alla prossima. Ah, io spero di a breve di ritornare con Matteo Salvini e Bruno Vespa su Zombie Army Trilogy, ma non so quando finiranno di studiare loro. Ciao e al prossimo video. Ciao!